raccontare ai bambini? I bambini hanno bisogno di racconti sin da piccoli, direi proprio di sì, cioè che i bambini hanno bisogno sin da piccolissimi, sin dai primi mesi, come dicono i pediatri, di lettura, di racconto, di parola, per cui sin dai primissimi mesi è bene che la mamma o il papà prendano in braccio il proprio bambino, scelgano un luogo tranquillo, intimo, per stabilire una relazione con lui e si mettano a raccontare o a leggere un libro. Se il libro viene letto è meglio scegliere dei libri con tante figure, metterselo sulle ginocchia il libro, prendere il bambino e mentre si racconta e si legge la storia indicare al bambino le immagini che sottolineano i momenti principali della storia. E poi come si fa per andare avanti? I bambini hanno sempre bisogno di lettura, hanno sempre bisogno di racconti, cambiano le modalità. Quando il bambino è più grande, quando avrà 2 o 3 anni, e si continueranno a leggere le storie, a raccontare le storie, scegliendo magari altri racconti, altri libri, scegliendoli con lui o comunque facendosi dire quali sono i suoi libri preferiti. E anche lì si troverà un'atmosfera tranquilla, un luogo tranquillo, che può essere all'aperto o che può essere in casa. Un luogo privilegiato e intimo solo per il bambino e il genitore. E poi si comincerà a leggere. E quali sono le regole per la lettura? Sono pochissime, a parte il luogo e a parte l'atmosfera, c'è il modo di raccontare. Il modo di raccontare è, prima di tutto, partire con una voce tranquilla, piana, in modo da catturare subito l'attenzione del bambino e poi seguire il ritmo del racconto, rallentando oppure enfatizzando il racconto con la propria voce, scegliendo una voce diversa per ogni personaggio, cercando di fare delle pause per creare anche i momenti maggiori di pathos, per sottolineare i momenti di paura, i momenti più concitati. Ecco, queste sono le piccolissime regole. Un'ultima regola, che è quella: se non c'è la lettura ma il bambino vuole un racconto tutto suo, un racconto personale, che cosa fa un genitore? C'è il genitore più creativo che si può improvvisare, magari parte dall'esigenza del bambino. Se magari il bambino ha paura di andare a letto, ha paura di quello che succede di notte, ha paura delle ombre, si creerà, non lo so, un personaggio, la piccola ombra, e si incomincerà a raccontare una storia sulla piccola ombra. Ma se il genitore non è creativo e non sempre magari ha il momento dell'invenzione, allora il genitore acquisirà dei racconti, dei libri che magari piacciono di più al bambino e da lì, dal racconto già letto, inventerà a calco una storia appositamente per il bambino.